Ciao a tutti, vi auguro un nuovo giorno con fiducia, fortuna e felicità con i vostri cari. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 gennaio 2021. Oroscopo Capricorno di oggi: casa costosa, troppe spese, arriva il conto delle spese condominiali, naturale in gennaio, ma non con importi di questa entità. Eppure, aprendo le effemeridi, vi sareste dovuti preparare, con la luna aretina signora del martedì in quadratura. Al centro della scena oggi c'è la casa, con tutti i costi, impersonati da Giove e Saturno nel settore oroscopico pertinente alle finanze. E finché si tratta di spese, inevitabili passi, ma quando si passa agli abbellimenti inutili, soprattutto in un momento di crisi come questo, ecco che cominciate ad alterarvi. Come darvi torto, con i costi delle feste non ancora metabolizzati e gli studi dei vostri ragazzi che per non restare indietro reclamano computer e tablet nuovo, c'è poco da ballare. E nella vostra scala di valori prima vengono le persone e la cultura, poi le cose. Per calmarvi i nervi, dopo il lavoro concedetevi un drink davanti alla TV. In tempi non sospetti avreste potuto fare mille altre cose, ma ora vi tocca accontentarvi, in zona rossa essere nel vostro bel soggiorno a guardare uno spettacolo che vi piace è già una bella fortuna. Ringraziate la vostra buona stella che vi protegge. Astro tarocco del giorno per Capricorno: 10 spade rovesciato, finalmente arrivano notizie positive e piccoli vantaggi a vostro favore. Superamento di piccole difficoltà e superamento di ostacoli. Occasioni di incontri nuovi con persone interessanti e motivate quanto se non più di voi al successo. Qualcuno vicino vi pensa intensamente ma discretamente. Se intendete resistere alle sue lusinghe, cercate di farlo però con delicatezza e senza strappi. È il momento meno indicato per litigare con le persone, evitate inutili discussioni, e cercate di restare sereni. Rischio di gravidanze indesiderate, meglio essere prudenti. Parlate con il vostro partner e pianificate meglio la vostra intimità. Anche per i rapporti complicati e clandestini, rischio di maternità indesiderate. Evita litigi e scenati di gelosia. Chiarisci tutto con calma. Riposatevi e cercate di mantenere l'autocontrollo, soprattutto con quella persona che vi sta dando noie. Un nuovo incontro si profila all'orizzonte. Nulla di eccezionale, ma ne vale la pena. Aspettatevi pure qualche aiuto importante disinteressato da qualcuno che è davvero disinteressato, anche un consiglio, una parola giusta al momento giusto. Oggi vi potrebbe aiutare a superare questa fase. Tra alti e bassi la vostra giornata scorre tutto sommato in modo abbastanza tranquillo. Tra le vostre amicizie c'è qualcuno che critica le vostre ultime scelte, soprattutto in fatto sentimentale. Non abbiate timore di esporvi spiegando le vostre idee in proposito. Potreste trascorrere una giornata densa di colpi di scena e alternandovi tra momenti di euforia e momenti di sconforto. Colpo di Giove e Marte che oggi si affronteranno in un'altalena senza fine. Sii meno dubbioso. Buttati con più sicurezza nelle situazioni. Cercherai gli amici. Se sei un artista, potrai dimostrare il tuo talento. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Ottime novità in amore. Avete sicuramente dei progetti per il vostro lavoro o per la vita privata, quindi perché non provate a realizzarli? È tempo di svegliarsi ed è tempo di credere in se stessi e sulle proprie capacità. Se avete intrapreso un nuovo lavoro, è la giornata giusta per rendersi conto a cosa vi hanno portato le vostre scelte. Una fase un po' complicata vi stimola ad agire con maggiore determinazione, anziché farvi preoccupare. Dovrete sciogliere alcune riserve per cui siete stati in dubbio nei giorni scorsi e lo farete entro la fine di questa stessa giornata, quando il luminare notturno, la luna, oggi in angolo tecnicamente dissonante, vi avrà consigliato per il meglio. Per il momento fidatevi molto delle vostre intuizioni e soppesate bene il pro e il contro di ogni cosa. Nel vostro segno Venere la bella continua a darvi sicurezza, a braccetto col magnetico Plutone, che d'amore ed erotismo se ne intende parecchio. Buone anche le finanze, soprattutto oggi che a dinamizzarle provvede il trigono trasgressivo di Urano. Peccato che proprio quest'ultimo decida di fare a botte con Saturno e Giove, nella vostra seconda casa,
spingendovi a fare spese di cui vi pentirete subito dopo aver gettato lo scontrino. Aggiungeteci anche la luna malmostosa in quadratura e capirete perché il vostro bel sorriso non è stabile come parrebbe di primo acchito guardandovi allo specchio. Troppi imprevisti nel corso della giornata mettono alla prova la saldezza dei vostri nervi. Amore ed Eros, di buone intenzioni e sentimenti profondi il vostro cuore trabocca, ma se, come avvenne secondo il mito greco del vaso di Pandora, qualcuno lo stappa di malagrazia, tutti i bi e i sentimenti finiranno per volare via, lasciando sul fondo solo la speranza. Tensioni in famiglia e non solo con la suocera, anche mammina ci mette del suo e i vostri ragazzi poi sono veri terremoti. I piccoli perché fanno un chiasso indiavolato, i grandi perché reclamano una libertà che soprattutto ora non siete in grado di concedere. E non cercate di compensarli facendo loro dei regali, prenderebbero brutte abitudini diventando di giorno in giorno più pretenziosi. Di consumismo nel mondo ce n'è anche troppo, non vi ci mettete anche voi. Nettuno e Plutone ben messi danno grande importanza alla parte passionale dell'amore, che trionfa letteralmente su quella sentimentale quest'oggi. Successi e conferme per gli uomini single che si lancino in audaci conquiste, in special modo se nascono dal 14 al 17 di gennaio con Plutone in congiunzione esatta al loro segno. Le donne invece potranno accontentarsi di corteggiamenti molto serrati, che però loro saranno propense ad accogliere con convinzione, per via di Venere simbolo della femminilità, in posizione eccelsa. Lavoro e denaro, sia l'acquisto improrogabile e necessario per la casa o per l'attività in proprio, che non decollerà se non vi munirete di utensili e materiali adatti, costano parecchio ma rendono. La creatività ha bisogno di supporti innovativi e di idee a cui ispirarsi per evolvere. Voglia di cinema, teatro, concerti, ma per il momento ve li potrete solo sognare. Quanto a mostre e musei dipenderà dal colore della vostra regione, in ogni caso esistono bie e programmi e libri d'arte in grado di darvi tutti gli input necessari, e allora provate a prendere in mano pennelli, penna e strumenti musicali. Magari non lo sapete, ma un genio sonnecchia in voi in attesa di essere risvegliato. Fate buon viso a cattivo gioco con i vostri capi che oggi vivono una condizione particolare di stress, di agitazione e nervosismo. Il vostro regale aplomb farà capire che, forse, il problema è dentro chi si inalbera e non sta al di fuori. Benessere, bellocci, ma malmostosi e senza sorriso anche il fascino perde almeno il 60% del suo potenziale. Sempre fondamentale anche per voi magrolini l'alimentazione. Se mangiate troppo poco rischiate di privarvi dei nutrienti fondamentali. Troppo invece non ingrassate ma vi sentite appesantiti. Pancia sgonfia, col pantalone che si allaccia facilmente al mattino, ma alla sera. Più cura e attenzione per voi stessi equivale a dare amore anche agli altri. Come farebbero senza di voi, il perno della famiglia? Per lei, per intrattenere i vostri pupi la vostra fantasia non ha limiti, è l'affetto che provate per loro a scatenarla, invitandovi a inventare giochi meglio della magica Mary Poppins. Per lui, giocare al lotto o acquistare un gratta e vinci, non è certo da Capricorno previdente, ma una volta tanto si può anche sgarrare. Perché la fortuna arrivi, bisogna chiamarla battendo tre volte le mani. Colore delle emozioni, indaco, barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.